Nasce l'associazione Antiracket, intitolata alla memoria di Maurizio Estate, il giovane napoletano ucciso nel 93 a due passi da Via dei Mille dopo aver sventato lo scippo di un cliente nell'autolavaggio del padre. Nella sala Silvia Ruotolo della municipalità Vomero Arenella, l'associazione è stata presentata questa mattina dal neo presidente Attilio Falso, commerciante napoletano, assieme al presidente onorario della Federazione Antiracket Italiana Tano Grasso e alla presenza del commissario governativo Antiracket e Antiusura Elisabetta Belgiorno. Un inizio corroborato da grande consapevolezza. Ho detto, presentandola, un parto difficile, ma una creatura fortemente voluta questa. Sappiamo che questi sono 15 operatori veri che non pagano, no? Frequentiamo i loro esercizi con il consumo critico, sosteniamoli perché il governo, le istituzioni, i cittadini, c'è una responsabilità sociale che è una responsabilità di ciascuno di noi come cittadini. Chi è che non ha paura? Al mondo, nessuno, tutti quanti hanno paura, però se io sono da solo ho paura 100, se siamo 100 ho paura 1, quindi voglio dire, mi piace questa cosa dirla perché è così, quindi le associazioni devono essere per questo, no? L'associazione Maurizio Estate entra a far parte della rete campana Antiracket e Antiusura, che sostiene i commercianti nella lotta alla criminalità e farà capo allo sportello cittadino di solidarietà in via Corso Umberto 22, una struttura pubblica che fornisce sostegno giuridico e psicologico alle vittime delle pressioni malavitose. Noi come istituzione abbiamo il dovere istituzionale di rendere intellegibile anche ai cittadini quelli che sono dei fenomeni criminali spesso sotto traccia e nascosti. Il ricordo è forte, non soltanto di mia madre Silvia, perché siamo nella sala municipale che è dedicata a lei, ma di Maurizio Estate, un altro ragazzo che è un esempio di coraggio, della libertà dei cittadini napoletani, Salvatore Buglione, e quindi la memoria oggi profuma di intensa vita, la vita dei commercianti che hanno scelto da che parte stare con coraggio, perché il rumore degli spari fa paura, ma fa molta più paura il silenzio. Finalmente ora anche il Vomero insieme a Bagnoli, insieme al centro storico, insieme a Pianura, insieme all'associazione Edili, lancia un messaggio fortissimo ed era un po' un ossimoro che proprio nella municipalità, che è il cuore commerciale della nostra città, non ci fosse questo anticorpo così importante e fondamentale. Fra gli scopi dell'associazione, anche quello di sviluppare nei cittadini la consapevolezza e l'abitudine al consumo critico, l'attenzione quotidiana a promuovere la legalità e il commercio libero dal racket. Anche la carta comunale Sparagnam, che fornisce sconti e offerte, è stata pensata per orientare i giovani cittadini al consumo critico. Ho sempre detto che il Vomero e l'Arenella, la collina, 120.000 abitanti, decine e decine di attività commerciali anche importanti, imprese, non era immune da questo fenomeno. L'associazione Maurizio Estate e Vomero Arenella, che si occuperà di anti-racket, è la risposta migliore, con energie fresche, energie giovani, capaci. A loro però dobbiamo aggiungere la rete di interesse dei cittadini. È un appello sostanzialmente ai proprietari degli immobili commerciali, quelli che fittano i locali alle imprese. Attenti a chi vi mettete in casa. Abbassate un po' anche i canoni dei vostri immobili e consentite che le persone per bene, i giovani, quelli che investono di tasca propria, possano iniziare un'attività trasparente. Maggiori informazioni su www.antiracket.info e www.sparagnam.it.